innovativa in senso concreto, non tecnico. Siamo un paese di questo genere, ma siamo un paese in cui la cultura scientifica si sta sfarinando, in cui l'innovazione, quando io vado nelle scuole e parlo di tecnologia, dell'informazione, della comunicazione, e dico guardate che il futuro è questo, anzi il presente è questo. A volte vengo guardato come un marziano. Quando vi faccio un paradosso, per il quale concludo, per darvi tutto il senso della gravità della situazione e della incapacità di capire dove sta andando il mondo. Io credo che saremo tutti d'accordo sul fatto di dire che la scuola è fatta per i ragazzi, non per gli studenti, non per i docenti, no? Spero. Quindi chi sono i nativi del sistema scolastico? I nativi del sistema scolastico? I ragazzi. Chi sono gli immigrati nel sistema scolastico? Gli insegnanti. Quali sono i linguaggi e la cultura di questi nativi? Beh, un recente studio pubblicato l'anno scorso dal Congresso americano sui nativi digitali, cioè sui bambini che sono nati nell'epoca del computer portatile, del telefonino, dello sviluppo pieno delle tecnologie delle informazioni, ci dice che per questi ragazzi il linguaggio digitale è molto più familiare del linguaggio verbale, che non sono abituati alla lezione frontale o alla conversazione del tipo, sono abituati a lavorare in altro modo, in comunità, in gruppo. Se i nativi della scuola sono loro e se loro hanno questi linguaggi e questa cultura e sempre più l'avranno nel futuro, e se nelle nostre scuole stanno entrando questi bambini e questi ragazzi, che cosa si chiede agli immigrati secondo le più recenti disposizioni della legge italiana? Per poter entrare nel nostro territorio, di conoscere la lingua, la cultura, i valori dei nativi. Se i nativi, non è un paradosso, ma se i nativi della nostra scuola sono e saranno sempre di più i ragazzi ad alfabetizzazione digitale e gli immigrati sono gli insegnanti, gli immigrati non si possono permettere di entrare nel territorio dei nativi senza conoscere il loro linguaggio e la loro cultura. Perché entrare nel territorio dei nativi senza conoscere il loro linguaggio e la loro cultura significa non comunicare con loro, e non comunicare con loro impedisce di insegnare, impedisce di formare, banalmente. E allora le ricette per fare un ambiente innovativo, come ho cercato di dirvi, sono tutte sul tavolo: capitale sociale, capitale relazionale, capitale umano, capitale reputazionale, miglior innovatore, ambiente innovativo, sistemi autopoietici che siano interoperabili e via dicendo. Che cosa ci vuole? Ci vuole una politica capace di interpretare questi fattori, di comporli secondo un progetto, di metterli insieme secondo un progetto, e il primo requisito di un progetto è che deve essere coerente, consistente, cioè non contraddittoria al proprio interno. Perché questa politica, come vi ho detto, richiede una forte convergenza dei fattori di cui abbiamo parlato e dei propri obiettivi. Bisogna costruire un progetto che appartenga al paese come sistema, alla regione come sistema. E allora o si elabora una politica di questo che sappia mettere insieme, far coesistere in una logica di coerenza tutti questi fattori che oggi sono indispensabili allo sviluppo, o davvero non c'è speranza, o le speranze sono davvero poche per il nostro territorio, ma anche per il nostro paese. Quindi, grazie.